Grazie. Allora, buongiorno di nuovo a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di FAST Ambito A. Ripeto, diciamo, quello che insomma ormai è consuetudine, diciamo, conoscete ormai tutti il progetto FAST, ma ci potrebbe essere ancora qualcuno di voi che non è stato ancora coinvolto. Nelle attività del progetto, diciamo, questo progetto supporta i piccoli comuni italiani nella transizione al digitale e, diciamo, lo supporta attraverso attività, diciamo, informative e formative, quali sono queste di questi webinar che stiamo da tempo realizzando e che sono tutti disponibili nella nostra pagina, che poi appunto di cui vi darò l'indirizzo, ma che credo ormai conosciate, e poi invece con attività sul territorio che vengono realizzate attraverso con il supporto delle nostre task force regionali e di esperti, diciamo, di dominio che lavorano, diciamo, con le task force e con voi proprio per realizzare dei microprogetti di transizione al digitale. E alla manifestazione di interesse di FAST per l'ambito A hanno aderito 285 comuni e ormai abbiamo cominciato il nostro lavoro con le amministrazioni ormai un anno fa, oltre un anno fa, e non abbiamo ancora raggiunto tutti, ma diciamo che stiamo lavorando per raggiungere tutti quanti in tutte le regioni e nel frattempo appunto stiamo accompagnando le attività sul territorio con questi webinar che hanno toccato, diciamo, anche argomenti di, insomma, di interesse rispetto alla transizione digitale. Oggi questo è l'ottavo di questo ciclo di webinar che abbiamo fatto, diciamo, più o meno ogni 15 giorni. In questi ultimi 2 mesi, diciamo, ne abbiamo fatto uno al mese, anche perché ovviamente è un periodo, diciamo, un po' di ferie e anche di scadenze di tanti di noi e di voi. Ci rivedremo appunto a ottobre con dei nuovi webinar che, diciamo, dobbiamo ancora programmare e schedulare, ma insomma ve ne daremo notizia. Oggi Michele Vianello è il nostro consulente ed esperto di innovazione digitale che credo molti di voi già conoscano. Ci racconterà un po', diciamo, come i piccoli comuni possono vincere la sfida della trasformazione digitale anche agendo, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione, lavorando insieme proprio a costruire, diciamo, quelle importanti competenze che sono in capo al responsabile della transizione digitale e al suo ufficio. Quindi anche, diciamo, come attivare delle forme, diciamo, associate, insomma, per gestire questa funzione che diciamo è ormai importantissima. Ci sarà nel corso, diciamo, adesso ci sarà prima l'intervento di Michele e a seguire anche una testimonianza di Andrea Tironi, che è Project Manager della transizione digitale del consorzio T, che è un consorzio, un in-house di un gruppo di comuni cremaschi della provincia cremasca, che appunto sta facendo, diciamo, ci racconterà un po' la sua esperienza proprio di gestione associata dell'ufficio del responsabile della transizione al digitale. Le nostre slide, la registrazione dell'evento la troverete al solito nella notizia che potrete trovare sul sito su territori in rete. Alla fine, ma questo ve lo ripeterò anche dopo, alla fine della presentazione, diciamo, quando chiuderemo, sarete portati su una pagina dove potrete appunto esprimere il vostro gradimento rispetto al webinar, rispetto ai contenuti e all'organizzazione di tutto e anche eventualmente, se ne avete, diciamo, anche proporre, diciamo, dei temi che possono essere di vostro interesse per far sì, diciamo, che si possa programmare qualcosa di utile per voi tutti. E a questo punto darei la parola a Michele, chiudo la mia condivisione. E vado in con no, se non eccoci qua, e vado in condivisione io. Prego. Perfetto.
Bene, buon pomeriggio a tutti voi. Ok. Titolo molto, molto invitante, no? Grande sfida, transizione digitale da una parte, quindi è davvero grande, e piccoli comuni dall'altra. Taglio che ho voluto dare è molto umano da un certo punto di vista. Nel senso che le riflessioni che estenderò oggi pomeriggio nascono molto anche dall'attività che abbiamo fatto in questi mesi. In questi mesi siamo venuti nei vostri comuni, vi abbiamo aiutato a raggiungere alcuni obiettivi, a fare alcune attività, però la domanda che mi pongo sempre è: benissimo, e poi come andiamo avanti? E poi c'è la piena coscienza appunto della grande sfida di tutti i suoi risvolti? E devo dire, qui sono nati tutti i miei dubbi, le riflessioni. Ovviamente io non ho ricette in tasca, sarei un presuntuoso incredibile ad avere ricette in tasca, però qualche suggerimento anche molto pratico mi sento assolutamente di farvelo. E d'altronde il tema dei piccoli comuni sono metà dei comuni italiani. Quindi se vuoi fare transizione al digitale nei comuni italiani, devi affrontare il tema dei piccoli comuni. Metà dei comuni italiani sono piccoli comuni. Quando dici io digitalizzo, faccio transizione al digitale nei comuni, non puoi prescindere dai piccoli. Il tema è talmente urgente che anche Agide recentemente ha pubblicato un pregevole manuale, poi vi farò vedere, invito tutti anche a leggerlo, soprattutto la parte normativa, quella operativa per alcuni versi un po' astratta, ma quella normativa, devo dire, vale proprio la pena di leggere, però uno studio assolutamente pregevole. Peraltro, in piano triennale per l'informatica 24-26, il tema della transizione al digitale nei piccoli comuni è affrontato con grande forza. Quindi il tema è di assoluta attualità. Piano triennale per l'informatica. Cioè, io vorrei fare una cosa anche molto pratica oggi pomeriggio. Cioè, quali sono le sfide che avete davanti e siete in grado di farle pur con l'aiuto del Formez, di tutti noi e così via? Siete in grado di farle con le risorse che avete, con la massa critica che avete? Chi mi conosce sa che io sono molto esplicito nelle cose. Quindi io cercherò in una prima parte di farvi un brevissimo riassunto di ciò che da un punto di vista progettuale e programmatico bisogna fare, ma non perché c'è una qualche norma che ti dice entro quella data devi fare, non devi fare. Certo, in alcuni casi c'è anche questo è chiaro, ma soprattutto perché siamo di fronte ad un processo che riguarda il mondo intero, non solo le pubbliche amministrazioni in sé, la vostra amministrazione. È un quadro al quale partecipano anche i cittadini. Quindi, sinceramente, siamo in grado di fare alcune cose che vi racconterò fra un poco. E se non siamo in grado di farle vuol dire realizzarle, sia chiaro, non fare un atto burocratico, realizzare concretamente delle cose. E se non siamo in grado di farle, cosa dobbiamo adottare? Quali soluzioni? Quali strategie? Allora, se c'è una cosa della quale sono abbastanza certo, è che tantissimi di voi hanno partecipato ai bandi PNRR. A volte l'hanno fatto perché sollecitati dal sindaco, non perché ci fossero arrivati per conto loro, ne avessero una particolare voglia, anzi. Spessi l'hanno visto come un'ulteriore incombenza burocratica, un altro lavoro da fare, cioè non ne hanno preso tutto l'impatto, colto cosa cambierà. E alcuni di voi hanno fatto i bandi, ma poi non hanno valutato le conseguenze. Quando io normalmente chiedo, benissimo, avete fatto il finanziamento piattaforma nazionale dati? E tutti mi dicono, sì, l'abbiamo fatto, bene, ma che conseguenza c'è? Cosa cambia, cosa implica questo? E spesso vedo fare scena muta. E quando dico ok, avete partecipato al bando e potete fare le notifiche digitali utilizzando Send,
Ma voi avete chiaro cosa implica fare questo tipo di attività? Decidere che l'attività di notificazione si ferma alla produzione dell'atto, perché poi tutta l'attività di notificazione, come quella che avete fatto e che fate tuttora in questi giorni, voi non la farete più. Ma per fare la notificazione implica che il flusso documentale sia totalmente a norma, perché altrimenti non siete in grado di fare la notificazione. E qui vedo spessissimo facce stupite. Quindi partirò proprio da queste cose, le vedrete anche molto strategiche, per far, non tanto su come si faranno, non è compito oggi pomeriggio cosa dovete fare, soprattutto farvi porre il problema, bene, ma come facciamo a farlo? E qui sono i famosi bandi PNRR, Italia Digitale 2026. E questi danno una prima osservazione, no? L'attività che voi importate dai bandi PNRR, quindi estendere l'uso di SPID CIE, PagoPA, Send, la piattaforma nazionale notifiche, passare in cloud e così via. È un'attività che va pianificata. Noi, ad esempio, Formez, in questo progetto, stiamo assistendo molti di voi nella redazione del piano triennale per l'informatica. Però attenzione, piano triennale per l'informatica non è un atto burocratico. Certo, finisce il nostro microprogetto con l'approvazione formale del piano triennale per l'informatica. Ma il piano triennale per l'informatica poi va applicato. Cioè ciò che voi avete dichiarato all'interno del piano triennale per l'informatica è poi un obiettivo da raggiungere. Se avete detto che attivate piattaforma nazionale dati, poi piattaforma nazionale dati va attivata. Se avete detto che siete in SEND, poi SEND bisogna assolutamente farlo, perché è un impegno che avete preso voi. Ora partiamo da un altro presupposto. Fare il PT non è un assolvimento burocratico. Certo, può essere anche concepito come un assolvimento burocratico, figuratevi, ci mancherebbe. Ma è prima di tutto un atto di pianificazione, cioè decidiamo nell'arco dei prossimi, qui ormai siamo a metà del 2024, da metà del 2024 alla fine del 2026, quali attività di transizione digitale facciamo realmente all'interno del nostro ente, all'interno del nostro ente e soprattutto nei rapporti con i cittadini. Quindi quando vi portiamo a ragionare sul piano triennale per l'informatica, stiamo condividendo con voi alcune attività che poi noi vi consigliamo anche come farle, in che tempi e così via. Ma queste attività le dovete fare nell'arco dei prossimi 2 anni e mezzo. Questo è il senso, il motivo per cui si fa il piano triennale per l'informatica. E ancora, il piano triennale per l'informatica, poi essendo uno strumento di programmazione, messo in relazione con gli altri strumenti di programmazione, quindi col documento unitario di programmazione. Peraltro, dico a tutti voi, colgo l'occasione, che entro luglio si fa il DUP. Visto che entro luglio si fa il DUP, avete pensato che gli obiettivi che abbiamo visto assieme quando abbiamo fatto il piano triennale per l'informatica vanno ricompresi anche all'interno del DUP e poi molti di loro vanno anche tradotti in performance? E vanno messi in relazione con il PIAO. È vero che voi non siete comuni con più di 50 dipendenti perché siete piccolini, ma gli obiettivi di digitalizzazione e poi le performance relative vanno assolutamente ricomprese nel PIAO. Ma poi vanno messi in relazione con gli strumenti di programmazione finanziaria, perché soprattutto le attività che sono state finanziate con il PNRR a questo punto sono finanziate. Se dovete rifare il nuovo sito, avete il bando 1.4.1, non dovete più andare a chiedere un contributo da mettere a bilancio. Semmai dovete iscrivere a bilancio le entrate che avete avuto per 1.4.1 per rifare il sito e le piattaforme di fruizione di servizi, ma poi eventuali avanzi andranno impiegati ancora in transizione al digitale. Cosa c'entra con quello che vi ho detto? C'entra. Perché qui già vi sto dipingendo una figura di responsabile transizione al digitale e ufficio per la transizione al digitale che devono far parte a tutti gli effetti del
gruppo di lavoro che nel comune, seppur piccolo, fa il DUP, fa il PIAO. Quindi PIAO spessissimo lo fanno i segretari, quindi deve parlare con i segretari. E quindi bisogna, anche là, quando si fa piano trasparenza e anticorruzione, dovete collaborare nel fare questa attività. E qui intanto sto cominciando ad attribuire compiti importanti all'RTD, ovvero quella figura che per legge è quella che sovraintende al processo che sto cercando disperatamente di raccontarvi. A questo tema, che è strettamente, chiamiamolo informatico, si aggiunge una precondizione che a me, come noto, è assolutamente chiara. C'è il tema di redigere il manuale di gestione documentale e il manuale di conservazione. Sottoscritto, chi lo sa, ormai ne sta facendo tipo industria automobilistica degli anni d'oro in tantissimi dei piccolissimi comuni. Però ciò che dico sempre a tutti voi è lo stesso identico ragionamento. Redigere il manuale di gestione documentale, anche qua non è un atto burocratico. Certo, facciamo il manuale di gestione documentale, facciamo gli atti di nomina dei responsabili e li mettiamo in amministrazione trasparente, talché se AGI di un domani controlla, almeno avete fatto il piano. Ma nulla si esaurisce col piano, perché poi il manuale va applicato. Implica cambiare la modalità di protocollazione, implica, come vedete, fascicolare, implica gestire un flusso documentale che è sempre meno cartaceo e sempre di più digitale. Ma per far questo bisogna cambiare cultura organizzativa, ma soprattutto capire che stiamo facendo atti organizzativi, cioè stiamo riorganizzando l'ente. E quindi al nostro povero RTD aggiungo un'altra figura, perché siete piccoli, quindi è sufficiente che un'unica figura incarni il responsabile gestione e il responsabile conservazione. Se fosse già un comune di medie dimensioni, sarebbero due figure distinte. E quindi già ci sono due figure che devono parlarsi fra di loro e cominciare a programmare e a pianificare. L'RTD è responsabile della gestione documentale, perché, come noto, nel processo di transizione al digitale, ormai una corretta gestione documentale è condizione per andare avanti. L'assenza di una corretta gestione documentale e di interoperabilità, di cui si parla tantissimo a ragione in questi tempi, fra ad esempio gli ambienti web sito e i gestionali documentali, ormai è una condizione senza la quale non si va avanti. E quindi, come capite, anche qua sto cominciando a porvi un altro tassello. C'è il tema della, quindi vi ho detto, PT non è un atto burocratico, bisogna applicarlo. Manuale di gestione documentale, non un atto burocratico, e anche questo bisogna cominciare ad applicarlo. Ma noi siamo 5 dipendenti, ma noi siamo 6 dipendenti, ma noi siamo, come ho trovato in un comune, un dipendente e 3 precari. Come facciamo a fare tutta sta roba che te, Michele, ci stai ponendo? E ve la sto ponendo non solo perché ci sono obblighi normativi sanzionabili, cosa che c'è, ma non è quello che mi interessa in questo momento. Perché fare queste cose implica lavorare meglio voi, avere una struttura organizzativa e un'efficienza gestionale migliore e offrire un miglior servizio ai cittadini, perché anche se siete un comune di 800 abitanti, a quegli 800, e tutti mi dicono ma sono vecchi, non ha importanza, anche se sono vecchi va offerto un servizio come Dio comanda. L'RTD e il responsabile della gestione e conservazione documentale devono perciò partecipare pienamente al processo di programmazione. Domanda a tutti voi che siete collegati e che dimostrate interesse per questi temi. Ma voi in questo momento avete partecipato e state partecipando al processo di programmazione? Quando l'RTD è il ragioniere, e a volte mi capita, devo dire, spesso il ragioniere fa valere tutte le sue, i suoi asset, mettiamola così. Quando non è il ragioniere, cominciamo già ad avere qualche problema. Trovo tantissimi di voi dove si fa il piano triennale, ma non è mai raccordato con gli strumenti di programmazione. Ma l'RTD è il segretario. Mi auguro ci siano dei segretari che mi ascoltano e non voglio essere offensivo nei loro confronti, ma la peggior scelta che si può fare nell'RTD è scegliere il segretario.
perché è una figura di ripiego, non ho nessun altro e faccio il segretario, il quale segretario ne ha 6.812 da fare per conto suo. Quindi anche qua abbiamo fatto una scelta prevalentemente burocratica. Però intanto vi pongo un tema: luglio è il grande mese della programmazione, perché entro luglio dovete fare il documento unitario di programmazione. Avete messo il vostro piano triennale per l'informatica o state pensandoci in relazione con il DUP e tutto il processo di fascicolazione, di gestione documentale digitale, che è riorganizzazione e reingegnerizzazione, è ricompreso nelle attività nel DUP e soprattutto ha poi un risvolto nelle performance, negli obiettivi da raggiungere. Qui vi faccio vedere in questa slide quali sono i punti che io considero tutto sommato sfide, e sono quelle dove mi direte: cavolo, non ce la facciamo. Perché quello che mi dicono molti di voi quando io poi gli racconto tutte queste cose, mi dicono: sì, bello, ma noi sono solo, siamo in cinque, come pensi che facciamo tutte queste robe? Quindi noi abbiamo Piattaforma Nazionale Dati e l'utilizzo di ANPR. Qui ha un grande tema da affrontare: interazione strategica con i fornitori. I fornitori vi hanno iscritto a Piattaforma Nazionale Dati, ma non vi hanno spiegato minimamente a cosa serve. E voi stessi, quando ve lo chiedo, dite: boh, cos'è la Piattaforma Nazionale Dati? ANPR è strategica perché è la grande, la più importante base dati nazionali, alla quale ormai si ha libero accesso ed è la base ormai di tantissimi applicativi. Dobbiamo cominciare a pensare che è finita l'epoca dei sistemi gestionali chiusi, maggiori a maggiori, alle a alle, DEDA, gruppo a DEDA, gruppo e così via, ma ogni sistema deve parlare sempre con le basi dati di Piattaforma Nazionale Dati. Questo ormai non solo è un obbligo, ma è strategicamente l'unico modo per lavorare meglio. Poi abbiamo SEND, piattaforma notifiche, che bella SEND. SEND implica interazione strategica con i fornitori, chiaramente, perché tutta l'attività di notifica viene trasferita a SEND via connettore API che devono darvi efficacemente i fornitori, ma SEND implica insieme un cambiamento organizzativo. Banalmente, nel comune di 5 non c'è più la figura del messo notificatore. Abbiamo guadagnato una figura a condizione ovviamente che si formi. Il messo notificatore era il vigile urbano, nessun problema, non fa più il messo notificatore, comincia a fare il vigile urbano. Cambia tutto il sistema di postalizzazione. A monte però tutta la produzione dei documenti da notificare è esclusivamente digitale. Non c'è più la carta. SEND non notifica carta. In prima battuta SEND notifica digitale. Semmai SEND stampa se il cittadino ha bisogno di carta, ma voi a SEND non date carta. Sito istituzionale 1.4.1. Mamma mia, che bello, mi hanno dato 80.000, 70.000, 50.000, 80.000. Però anche qua, interazione strategica con i fornitori, perché il vostro sito non è quello che offre il fornitore, è il miglior strumento che voi avete a disposizione per come sistema di comunicazione di accesso ai servizi da parte dei cittadini. Ma anche il sito istituzionale necessita di un cambiamento organizzativo, perché il nuovo sito istituzionale non è solo il luogo dove il sindaco dice: che bello, ho inaugurato la nuova piazza. Il sito istituzionale è la porta d'accesso ai servizi offerti dal comune. Quindi implica che dovete aumentare il numero dei servizi che erogate online. Ma aumentare il numero dei servizi che si erogano online implica un cambiamento delle modalità operative. Migrazione al cloud e sicurezza, altro pezzo importante. Paradossalmente può sembrare anche più semplice dal punto di vista cloud. L'affidate ad un fornitore, il fornitore fa. Sì, peccato che, come probabilmente sapete, ma se non lo sapete ve lo dico io, dal 1º agosto 2024 entrano in vigore le nuove linee guida dell'Agenzia Nazionale Cyber Security sull'accreditamento cloud e anche le misure minime di sicurezza AGID, non sono più AGID, Agenzia Nazionale Cyber Security, che dovete attivare voi. E su questa parte l'RTD è quello che deve. Guardate che finora, in questi giorni, non ho trovato nessun RTD
piccoli comuni che si stia preoccupando di questo, probabilmente perché non lo sanno. La prima traccia che ho avuto oggi è il segretario di un piccolo comune che mi ha chiamato dicendo: ma è un'incombenza che dobbiamo fare noi, perché l'associazione dei segretari gli ha mandato la circolare dove dice: guardate che dal 1º agosto c'è questo. E anche qua implica un cambiamento organizzativo dal punto di vista della sicurezza e così via. Ma anche qua strategico e la corretta gestione documentale, perché senza una corretta gestione documentale, Teng non è alimentata da nulla, il sito non è alimentato da nulla, ANPR non riesce a parlare con, diciamo così, col vostro gestionale documentale, e in tutti i casi dovete cominciare a pensare che tutti i vostri gestionali devono essere migrati in cloud. Naturalmente l'RTD, che deve occuparsi di tutto questo, deve occuparsi anche dell'ordinarietà. I computer non funzionano. Per piacere chiama Alley perché non mi risponde. Per piacere insulta Maggioli perché il manuale che mi ha dato non è aggiornato. Quindi il nostro RTD e il nostro responsabile gestione documentale devono fare i conti con un'impostazione strategica. E quella che vi sto vedendo, cominciate ad adattare scadenza 2026 almeno. Quindi nei prossimi 2 anni e mezzo dovrete brigare di tutta questa cosa. Brigare con risorse, cioè brigare perché il bando, Anna De Santis, chiedo scusa, mi è sfuggito qual è l'adempimento in scadenza il 1º agosto. Il 1º agosto entra pienamente in vigore il nuovo manuale, cloud dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Security. Se vai sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e entri nella sezione cloud, ci sono le novità per i fornitori, perché tutti i fornitori devono riaccreditarsi. Alcuni l'hanno già fatto, questa mattina per un mio cliente ho verificato, molti lo hanno fatto, ma qualche fornitore, qui non faccio nomi e cognomi, hanno ad esempio il loro accreditamento cloud in scadenza il 30 settembre del 2024, che vuol dire che voi potreste trovare dei fornitori che vi hanno dato i software in cloud che però non sono più accreditati. Quindi vi consiglierei di andare nella piattaforma, di andare a verificare il livello di accreditamento dei vostri fornitori, mandargli mail, PEC, eccetera. Adesso qui potrei parlare per un'ora su questo, l'ho studiata molto bene, ma questo per farvi vedere le cose da fare. Ora qui riassumendo i nostri protagonisti. Protagonista è in primis ufficio transizione al digitale RTD. Il 90% di voi non ha mai nominato l'ufficio transizione al digitale. È stato nominato l'RTD, ma non l'ufficio per la transizione al digitale. Ma ricordo a tutti noi che l'articolo 17 del CAD dice che va nominato l'ufficio per la transizione al digitale, che poi è coordinato dall'RTD. Ma siamo in cinque. Ovvio, se siete in cinque è impossibile nominare l'ufficio per la transizione al digitale. L'RTD è anche il responsabile per la gestione documentale e conservazione. Poi vi dirò qual è secondo me la soluzione, ma l'avrete già intuita. La soluzione, un obiettivo, soluzione, risolvere domani mattina. Quello che vi dirò io non è risolvibile domani mattina. È iniziare un percorso con grande consapevolezza, che è una roba diversa. Ci vuole tempo per fare queste attività. Ci vuole infinito tempo. E tempo è saper bene dove si va a parare, sapendo che però bisogna assolutamente farlo. Consiglierei però, qui c'è il tema della nomina dell'ufficio per la transizione al digitale. Quello va assolutamente fatto, non si scappa. Può essere banalmente un coordinamento fra l'RTD e il responsabile gestione documentale, potrebbe anche starci. Cos'è l'ufficio transizione al digitale? È il luogo dove si affronta insieme i temi che vi ho detto, che non sono temi informatici. Stand riguarda tutto il comune. I tributi sono interessati a SEND, la Polizia Municipale è interessata a SEND, Piattaforma Nazionale Dati, ANPR riguardano tutti. L'accesso ad ANPR oggi non è più pertinenza dell'anagrafe. Qualunque ufficio entra via Piattaforma Nazionale Dati in ANPR. Quindi capite, il quadro cambia totalmente. E il problema vero è che non tutti voi siete consapevoli di questo.
Quali sono, mi sono permesso di inserire, gli ostacoli in questo percorso abbastanza complicato? Le dimensioni. È chiaro che il comune dove sono arrivato, che c'è un dipendente assunto e due o tre precari, non ha le dimensioni per fare queste cose. Cioè, per tutta la buona volontà che ci si mette, quando sei in pochi, non sei in grado di far tutto. Sistemare il sito, andare in piattaforma nazionale dati, monitorare il sito dell'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, verificare se il manuale di gestione documentale è a posto. Non ci sono più le scadenze entro il, cioè uscite da quella logica. Tutto ciò che aveva scadenza ormai c'è SPID, c'è PagoPA, c'è l'avvio, c'è, cioè non c'è più scadenza. Si tratta di prendere questa massa di cose e di applicarla. E perché non si può non applicarla? Perché altrimenti fra un po' alcune vostre attività vi vengono impedite. Non sto dicendo domani mattina, sia chiaro. Quello che a me interessa oggi è di darvi una coscienza di ciò che sta avvenendo. Mancano competenze, un altro punto. Hai poco da dire, iscriviti al sillabo digitale. Sì, possiamo iscriverci anche al sillabus, ma non è che il sillabus ha risolto il problema. Tanto bisogna avere il tempo per partecipare alle sedute del sillabus. L'RTD deve avere alcune competenze, come dirò poi, non deve essere un informatico, non ci credo, è prima di tutto un organizzatore, è prima di tutto un organizzatore, perché tutte le attività, certo, deve sapere di cosa stiamo parlando, questo è ovvio, ma è prima di tutto un organizzatore, perché quello a cui stiamo assistendo, scusate per un goccio d'acqua. Quello a cui stiamo assistendo è un formidabile processo di riorganizzazione che durerà per i prossimi anni. Intanto traguardate il 2026, poi vediamo, ma riguarda tante cose. Prima di tutto un organizzatore. Dovete cogliere tutta l'importanza della transizione al digitale e della gestione documentale. Quell'amministratore, fra virgolette, vuol dire che questa è un'attività dove i vostri amministratori devono essere pienamente coscienti di dove andiamo a parare. Cioè, l'attività di transizione al digitale ormai è strategica, vale quanto i lavori pubblici, vale quanto i lavori pubblici, ma di questo non c'è coscienza. Anzi, avere una buona gestione documentale e un buon processo di transizione al digitale è condizione perché la ragioneria, i lavori pubblici, urbanistica, eccetera, lavorino bene. Senza software adeguati, che non è comprare una piattaforma da qualcuno, ma avere un sistema digitale che funziona, voi non riuscite più a lavorare bene. Continuate a far convivere carta e digitale, raddoppiando i tempi di produzione degli atti e incasottandovi la vita e soprattutto creando problemi agli stessi cittadini. Quindi va colta tutta l'importanza, questa è un'attività culturale importantissima di formazione. Livello di qualificazione richiesto da nuovo, non lo so, devo anch'io verificare. Cioè, adesso non fatemi domande sulla qualificazione. Non so, chiedo anche agli amici di Formez, secondo me, i primi bisognerebbe prima o poi fare anche un momento di informazione su questo, ma non lo so onestamente questo. Osservazione. Se è vero tutto ciò che vi sto dicendo, bisogna essere un po' più attenti nella nomina di RTD. Intanto, non sto scherzando, la battuta che faccio io è che se io lavorassi in un comune e avessi 40 anni, 40, 45, punterei a fare l'RTD. Perché se c'è una figura in prospettiva destinata ad una buona carriera e a fare un'attività interessante, è proprio l'RTD. Non è l'informatico, insisto. Non è quello. Riorganizzo l'ente. Ho budget perché ho il PNRR e quindi sono una figura importantissima. Avere l'RTD non è un obbligo burocratico, quindi per piacere evitate di fare il segretario generale perché non avete nessun altro. Vi faccio un esempio. Qualche giorno fa ero in un comune dove hanno fatto un'unione comunale con 20 comuni. Io ho detto, ma guarda che bravi, hanno finalmente fatto un'unione comunale. Peccato che abbiano preso come RTD il segretario, il quale non fa assolutamente l'RTD. Quindi hanno fatto un'unione comunale corretta, ma hanno sbagliato totalmente la figura di riferimento. Cioè hanno preso il segretario.
È l'errore più grande che si possa fare, perché il segretario ha altro da fare, ha un'altra funzione, è lontano da queste problematiche. L'RTD è una figura sulla quale bisogna investire. Se fai un'unione comunale da 20, assumi una figura per fargli fare l'RTD. È come assumere l'ingegnere capo. Oppure trovi una figura di prospettiva, la formi e poni come incombenze importanti quelle di svolgere anche l'attività di RTD. Perché, insisto, è una figura che per ciò che dovrete fare, volenti o nolenti, nel corso dei prossimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è forse la figura più rilevante. Vale quanto l'ingegnere capo, vale quanto gestione dei lavori pubblici, vale quanto il ragioniere. Perché senza un buon RTD, un buon gestore di gestione documentale, che ha caratteristiche diverse però dall'RTD, non vai da nessuna parte assolutamente. Questa slide, mi sto avviando alla fine perché vedo che la sto tirando alla lunga, ma è un tema che a me piace tantissimo, sta a indicare nei comuni la scelta che si fa quando si sceglie l'RTD. Se voi vedete, quando sono comuni più grandi, questi dai 5.000 in avanti, la scelta che fanno è il responsabile dei sistemi informativi, che è l'errore più grande che si possa fare, perché la transizione al digitale non è un problema dell'informatica, non è un problema del CED, è prima di tutto un tema organizzativo, cioè l'RTD è prima di tutto un organizzatore che conosce il CAD, ovviamente, e che sa un po' come gira il mondo, ma è prima di tutto un organizzatore. Come vedete, nei piccoli fino a 5.000, cioè voi, il 53% è altri tipi di attività, altra area. Se questo altra area è il ragioniere, va benissimo. È il tecnico, va benissimo. Anche se il tecnico, se siete 5 dipendenti, l'ufficio tecnico ha altro da fare, come a volte spesso il ragioniere. Ma se, perché non avete un CED. Non esiste una competenza come questa. Eviterei il più possibile la scelta del segretario, perché è una scelta, senza offesa per i segretari, sia chiaro, una scelta di tipo burocratico. Che fare? Che fare rapidissimamente? Scegliere intanto bene chi fa l'attività di RTD e quindi indicazioni penso di averne date a sufficienza. Soprattutto con quale atteggiamento culturale si deve affrontare la transizione al digitale. Transizione al digitale non è una cosa a scadenze, cioè non è abbiamo l'RTD fino a che non è partita pago PA o finché non abbiamo fatto i bandi PNRR. Col processo di transizione al digitale avremo a che fare sempre, non a caso un processo perpetuo col quale avremo a che fare sempre. Non cercate un informatico per fare l'RTD, piuttosto va trovato un bravo organizzatore. Poi, se serve, quando si consorziano 20 comuni, ci sono anche le risorse per avvalersi di competenze esterne che ti possono aiutare. Ma prima di tutto un bravissimo organizzatore, uno che conosce necessario. Quindi fissiamo un primo paletto e poi vado alla parte velocemente propositiva. Una corretta transizione al digitale necessita di massa critica, di competenze e di tanta, tanta, tanta consapevolezza. E qui si pone un primo interrogativo. Top down o bottom up? Ovvero, la scelta di consorziarsi, la scelta di fare unioni, cioè di mettersi insieme. Quando si è in 5 non ce la fate. Quando siete in 10 siete già molto, potete farcela. La vera scelta da fare è quella di lavorare per aggregare gruppi di comuni. È l'unica soluzione possibile, lavorare per aggregazioni. Le forme giuridiche poi le vediamo. Quello che però bisogna scegliere è, non può essere una scelta top-down. Top-down intendo scelta imposta. Una legge impone, ci sono leggi regionali e alcune regioni dove spesso c'è l'imposizione, mutuando una vecchia legge, il vecchio testo unico sugli enti locali. Se tu fai unioni comunali per la gestione dell'informatica in modo impositivo dura 2 mesi e poi non vai più da nessuna parte. Ovviamente è un'attività bottom up che si basa prima di tutto su un forte lavoro che si deve fare dal basso. Consiglio a tutti voi la lettura di questo vademecum che è stato fatto recentissimamente da Agid,
è legato alla costituzione dell'ufficio Transizione al Digitale in forma associata. C'è un limite in questo titolo. La nostra attività non è solo fare un RTD e un ufficio Transizione al Digitale. La nostra attività è fare massa critica per poter fare tutte le cose che vi ho raccontato fino ad ora. Massa critica implica mettere assieme 10 comuni, 15 comuni, 20 comuni. Di questo documento vale la pena di leggere soprattutto la parte normativa. Quella operativa tiene molto conto di questo limite, cioè il problema è che dobbiamo fare massa critica. Qui vado via velocissimo, io ho già messo limiti e perplessità. Non mi piace la forma top-down, che è quella di imposizione di aggregazioni comunali, non funziona. Quella dove vedo, anche nella mia esperienza operativa e professionale, funzionamento, seppur con difficoltà e così via, è bottom-up, cioè una scelta consapevole di mettersi insieme che nasce da una lettura, le cose che vi ho raccontato velocemente adesso, dalla lettura di cosa ci aspetta nei prossimi anni. Ovviamente vanno assolutamente coinvolti gli amministratori. Gli amministratori non possono non capire cosa avverrà nel corso dei prossimi anni. Peraltro, nei piccolissimi comuni l'amministratore è anche contemporaneamente impiegato, perché conosco benissimo sindaci che fanno anche contemporaneamente il capo dell'ufficio tecnico piuttosto che il capo della ragioneria. Quindi gli amministratori vanno coinvolti tutti i dirigenti e vanno coinvolti anche i cittadini. Ultima cosa è, perché non ho voluto parlarvi delle forme giuridiche. Unioni di comuni o convenzioni tra amministrazioni. Unioni di comuni è quella che a me piace molto di più, mi piace molto di più perché è quella che dà una struttura migliore, meno più duratura, meno precaria. Ovviamente, quando si va a forme di unione piuttosto che a forme di convenzione, deve essere chiaro che c'è una cessione di risorse e questo è uno dei punti sui quali abbiamo maggiori difficoltà. Direi che io intanto a questo punto mi fermo e ritorno la parola ad Irene. Irene, non ti sentiamo. Scusatemi, chiederei ai colleghi regia di far partire dopo appunto questa presentazione di Michele. Mi sembra che appunto questa testimonianza di Andrea Tironi, che è stato intervistato da Claudio Forghieri, mi sembra appunto molto interessante per capire, diciamo, anche una modalità, insomma, proprio appunto di lavorare insieme per la transizione digitale. Quindi chiederei di avviare la registrazione perché. Tironi, Project Manager della Transizione Digitale. Buongiorno, abbiamo con noi Andrea Tironi, Project Manager della Transizione Digitale del Consorzio IT. Il Consorzio è una in-house di una quarantina di comuni del Cremasco che offre diversi servizi, fra cui quelli legati alla transizione digitale. Buongiorno Andrea, grazie per essere qui. Ci puoi Buongiorno a te. descrivere in modo sintetico cosa fa complessivamente il Consorzio IT per gli enti associati? Sì, buongiorno a te Claudio, grazie dell'invito a Fast Piccoli Comuni. Il Consorzio IT si occupa per le parti che specificatamente interessano la transizione digitale, di informatica prima, di transizione digitale dal 2017 e di, chiamiamola, rivoluzione digitale adesso con l'intelligenza artificiale e tutto quello che riguarda quello che potrebbe essere un cambiamento di processi e automazione. Ci occupiamo anche di altro, di energia, di ambiente, abbiamo una CUC, territoriale, però per la parte di transizione digitale questo. In pratica tu svolgi anche funzioni di ufficio RTD per tutti i comuni. In quanti siete nell'ufficio? Che funzioni offrite alle amministrazioni socie? Noi abbiamo un ufficio che comprende 44 comuni, abbiamo un RTD che è Fabio Calderara, dottor Fabio Calderara, che è del comune di Spino d'Adda, che è della ragioneria. E siamo tre di Consorzio IT che portiamo la parte di gestione di progetto e di informatica e poi ci sono due segretari comunali e due dipendenti di comuni, tra cui uno l'RTD, che costituiscono tutto l'insieme. In particolare abbiamo dei comuni l'RTD,
come dicevo, due segretari, comune di Vailate e comune di Crema, che è il più grande dei nostri comuni, che ha 34.000 abitanti. Quindi se capisco bene, diciamo, i comuni che avevano già un minimo di attrezzatura, di esperienza consolidata all'interno, sono entrati nell'ufficio e in questo ufficio associato grande, aiutate poi i comuni invece più piccoli che non avrebbero questo tipo di risorse, giusto? Allora, Crema è entrata perché è il comune più grande che c'è, quindi ha una certa esperienza. Gli altri sono figure che si fanno anche promotori, quindi un po', diciamo, tra evangelisti e persone che ci credono sulla transizione digitale, in modo da costituire un nucleo multicompetenza, sia legale, project management, amministrativa e tecnologica, e contemporaneamente avere figure sia dell'in-house che dei comuni, che segretari, che comunque sono importanti perché è una Molto figura da cui importante. svolgere. Che politici però non nel tavolo, ma comunque come in house noi coinvolgiamo tanto i sindaci nelle nostre attività. Con questa struttura e come consorzio riuscite anche a svolgere funzioni da amministratore di sistema e quindi diciamo aiutare questa parte informatica tecnica o ci sono anche altri fornitori diciamo che entrano in gioco nella transizione digitale? Allora è un misto, nel senso che noi seguiamo l'informatica per un po' di comuni sì e per un po' di comuni no, dipende dalle scelte, noi lasciamo liberi i comuni di decidere. Stiamo capendo bene che ruolo possiamo avere anche all'interno dell'amministratore di sistema, non come ufficio RTD, l'ufficio RTD non coincide la figura dell'amministratore di sistema con l'ufficio RTD, l'ufficio RTD deve sincerarsi, possibilmente che ci sia un amministratore di sistema anche per la sicurezza e tutti i ragionamenti associati all'articolo 17. Stiamo vedendo come consorzio IT invece parte ICT, che ruolo possiamo avere in modo da integrarlo col piano triennale, soprattutto quello nuovo che è cambiato molto e con tutti i discorsi di sicurezza che arriveranno a fine anno col nuovo DDL. Esatto. E questo mi fa pensare che non ci sia piena omogeneizzazione informatica fra tutti gli enti, cioè quindi non ci siano gli stessi applicativi, CMS e così via. No, no. Allora, col PNRR siamo riusciti a fare abbastanza una standardizzazione dei siti, quindi della parte dei CMS e anche stiamo cercando sui servizi. Per quanto riguarda l'informatica interna, la maggior parte si somiglia, diciamo così, però uno è libero di fare col fornitore che ritiene. E ho visto che vi occupate anche dei bandi. Siete voi che trattate con i fornitori riguardo all'acquisto degli applicativi? Siete voi che fate le gare di appalto per i comuni oppure ognuno si muove per conto suo? Anche qui c'è libertà, per un tot di comuni facciamo noi, quindi passano da noi e noi lavoriamo col fornitore, facciamo da intermediario, sia a livello di acquisto che a livello di competenza tecnica per riuscire ad analizzare i contratti e queste cose, mentre altri decidono di far direttamente. Mi hai detto prima che a livello di CMS avete fatto una certa omogenizzazione. A livello redazionale invece ogni comune si muove autonomamente oppure anche qui c'è una forma di supporto, di coordinamento da parte vostra? Allora, a livello redazionale, fino prima del PNRR, c'era una certa libertà, anche se su alcuni comuni facevamo noi il lavoro. L'idea di cercare di uniformare, visto che questa cosa sta diventando sempre più centrale, oltre che multipiattaforma, quindi non è più solo sito, ma anche social e altri canali, e quindi quello che stiamo proponendo ai comuni è di avere un servizio da parte nostra che sia più professionale, dove ovviamente i contenuti sono prodotti da loro. Però sanno che la pubblicazione è gestita secondo accessibilità e con certi criteri che corrispondono ai regolamenti che sono sempre più diffusi e sempre più stringenti. Sì, perché questo probabilmente diventerà un po' un problema con i siti finanziati dal PNRR, se non stai attento ai temi di accessibilità o comunque quindi anche ad aspetti di tipo redazionale si rischia poi di andare, diciamo, fuori norma molto velocemente. E c'è un regolamento comune per la gestione dei siti, cioè ogni comune si è in qualche modo attrezzato, si è dato delle norme per conto suo? Ma diciamo che ogni comune fa un po' più per conto suo. Fare una regolamentazione unica è più difficile che fare un servizio unico. Infatti, me ne rendo conto. Senti, invece, voi avete veramente un'esperienza ampia che dura da parecchio tempo, quindi ti chiedo quali sono i vantaggi per i piccoli comuni di operare con un ufficio RTD in forma associata in questo modo? Allora, il vantaggio principale è che hanno un ufficio che. Prima di tutto un ufficio e non una persona che se ne occupa, che di solito magari, dico poverino nel senso che il segretario che ha già 100 cose da fare, magari 2 ore alla settimana in più gli danno pure quello. O il sindaco perché viene nominato ad honorem, perché è la figura apicale.
E quindi hanno qualcuno che ha le competenze trasversali di varie figure per riuscire ad occuparsene. Hanno un RTD, si cerca di prima di tutto c'è qualcuno che gestisce tutti gli adempimenti, sa quando c'è la scadenza dell'accessibilità, c'è quella di marzo che di settembre, sa quando esce il piano triennale. Noi facciamo formazione sia sul piano triennale che su altri ambiti tipo cybersicurezza, piattaforme abilitanti, quindi c'è qualcuno che quell'ambito lì te lo presidia, che non è da poco. Li aiutiamo a fare il piano triennale, quindi gli diamo un piano triennale precompilato dove loro eventualmente fanno delle modifiche, ma contestualizzato, non generico, contestualizzato al territorio. E poi secondo me l'altro vantaggio è che si cammina più o meno tutti insieme. Quindi magari è vero che non si va alla velocità del più veloce, però si fanno dei passi avanti tutti insieme nella direzione di trasformare digitalmente i comuni. Sì, sono d'accordo. Senti, facciamo un discorso un pochino più, diciamo, teorico, cioè slegato dall'esperienza specifica dei consorzi T. Cioè, nelle prime formulazioni, quando si è iniziato a parlare nel CAD, dell'RTD e della figura, sembrava che dovesse essere un massimo dirigente apicale dell'ente che diventava poi una specie di primo fra i pari quando si parlava di digitale. Quindi era evidente che c'era la volontà di dare un peso progettuale importante con delle figure apicali. Poi piano piano questa indicazione relativa alla massima dirigenza si è un po' andata a affievolire e adesso addirittura Agid è appena uscita con un vademecum che suggerisce la gestione associata dell'RTD, che dice che i piccoli comuni dovrebbero farla così, che dice che possono essere anche le in-house. E quindi sicuramente da questo punto di vista c'è un valore aggiunto in termini di professionalità, come hai appena descritto tu. Nella tua esperienza, però in questa forma associata si riescono a indirizzare a sufficienza le amministrazioni, cioè si riesce a influenzare il bilancio, le scelte organizzative, perché questo è l'impatto reale della transizione adesso, soprattutto con i soldi del PNRR. Oppure si rimane su un piano molto tecnico, ma in realtà non c'è la capacità, come se ci fosse un RTD dirigente di fascia alta all'interno dell'amministrazione. Allora, c'è da dire che nei piccoli comuni probabilmente se non ci fosse questa aggregazione ci sarebbero degli RTD formali ma non concreti e quindi si farebbe poco o niente. Quindi ti dico, mi piace vincere facile, si fa sicuramente meglio, però si riesce a fare ancora di più e questo l'abbiamo sperimentato nel tempo coinvolgendo tutti. Tutti cosa vuol dire? I dipendenti che vengono coinvolti praticamente dall'inizio. I segretari che sono entrati a far parte dell'ufficio RTD, ma con cui facciamo anche degli incontri dall'anno scorso per dirgli cosa stiamo facendo, così non si trovano dei documenti che loro chiamano ICT, che per loro è arabo, o digitale, che per loro è arabo, ma gli spieghiamo che impatto possono avere, non so, sul PA o su altri documenti. E comunque la società coinvolge molto i sindaci. Quindi gli argomenti dell'ufficio RTD e della digitalizzazione sono argomenti che sono al tavolo anche politico e non sono più a tavoli separati o non ci sono al tavolo. E questo crea tutto quell'humus per cui quando si parla di digitale o si cerca di dare una direzione, una prospettiva o si dice ci sono i fondi del PNRR, usiamoli per fare queste N cose. Tutti sanno dell'argomento, chi più chi meno in base al suo ruolo, ma tutti riescono ad andare nella direzione perché conoscono l'argomento e conoscono la direzione. Credo che l'unica strada possibile sia questa, il coinvolgimento di tutti gli attori. Se no diventa che c'è l'RTD che è una figura esterna, che ogni tanto ti manda un documento, tu dici, boh, chissà cosa ci sarà scritto, magari anche lungo perché il piano triennale non è che è proprio breve, però diventa una cosa passiva, così si cerca di farla leggere prima. Diventa una delega a fare delle cose, diciamo degli adempimenti, ma senza reale effetto sull'amministrazione. Sono d'accordo con te al 100%. Senti, ti faccio la domanda finale, e anche quella un po' più complessa. Cioè, questo è sicuramente un momento chiave per i piccoli comuni. Per la prima volta, probabilmente nella storia, ci sono i soldi per realizzare almeno in parte la transizione digitale, perché fino adesso veramente c'erano poche risorse. Con FAST, a volte incontriamo piccoli comuni che sono un po' in balia degli eventi e dei fornitori, proprio per questo tipo di problemi. Quindi la domanda che ti faccio è quali consigli daresti ai colleghi RTD di singoli piccoli comuni che magari sono responsabili della ragioneria, del protocollo, di mestiere, fanno qualcos'altro, diciamo, e adesso sono RTD. Quindi quali sono i rischi più grandi che vedi all'orizzonte e le scelte, diciamo, prioritarie che dovrebbero fare in questo momento? Allora, i rischi più grandi, anche se non ho la bacchetta magica, li capisco, è che col PNRR il cuore digitale di un comune sia diventato il cuore digitale di un fornitore.
E questo è un problema grosso perché cioè hai comprato, ma per motivi, cioè non è colpa di nessuno, però hai comprato il sito del fornitore A, la migrazione in cloud del fornitore A, il pago PA del fornitore A, il send del fornitore A, la PIA del fornitore A, PDND, tutto del fornitore A, a un certo punto sei il fornitore A. Il fornitore A poi deciderà le tariffe per i prossimi anni, cosa farai per i prossimi anni. Se non vuole fare uno sviluppo, non lo fai e tu non hai più libertà di scelta. Quindi, tipo, la nostra scelta è stata: lasciamo nel caso del back office la scelta comune per il software che ha. Cerchiamo di uniformare il front office, che è l'esperienza verso il cittadino a livello sovracomunale. Però abbiamo fatto la scelta di fornitori diversi, in modo che ci sia un minimo di indipendenza digitale dei comuni rispetto ai fornitori. Con questo, se uno non ha competenze, non ha tempo e fa tutt'altro, non è una colpa essere andato dal fornitore A, lo chiamo A per dire uno. Però questo purtroppo è. L'altro è la sostenibilità che bisogna tenere presente come RTD di tutti gli investimenti fatti col PNRR, che diventerà un temone, nel senso che a un certo punto si dirà: Canoni. magari uno li ha anche coperti con gli avanzi, perché c'è qualche residuo, ti dicono per 3 anni sei a posto. Spostato il problema, però fra 3 anni bisogna vedere. Lì si può chiedere delle misurazioni, cioè tutto quello che ho comprato lo uso davvero, o lo spoiler della macchina in realtà non lo uso, le gomme da 16 non le uso, il colore giallo magari non mi serve, cioè, hai solo riportato sulle macchine, però il succo è quello che ho fatto, cos'è che viene usato davvero? E la domanda sarebbe: perché non viene usato? Perché non l'ho spiegato? E questo si riallaccia all'172 facilitazione digitale che si sta, diciamo, diffondendo in questo periodo, che è un altro avviso PNRR. O perché semplicemente sono un comune piccolo e pertanto che spinga mi fanno 5 pratiche in un anno. Cioè, e quindi quella cosa lì probabilmente anche l'analogico ha il suo senso sotto certi numeri. Perché a un certo punto, cioè una persona a Milano magari deve fare 2 ore di macchina per fare una pratica. Quindi digitale è fondamentale. O 2 ore di tempo per fare 5 km. Ma in un comune piccolo, abito 50 metri dal comune, può darsi che certi servizi non siano difficili anche solo da mantenere nel tempo, perché magari li fai col PNRR, ma poi dici: ma questa roba serve? Anche perché a un certo punto probabilmente ci si troverà come politici a scegliere tra soldi per i servizi sociali e soldi per il digitale, e tutti sappiamo cosa sceglieremo. Quindi è importante tenere in piedi le cose che servono, e spero tutte io, ovviamente, perché dico: se no, cosa abbiamo investito a fare? Però i ragionamenti sono questi. I vantaggi che vedo è stata che non si può più parlare di Italia a macchia di leopardo. Quello no, perché tutti siamo arrivati, chiamiamolo un livello 10, magari era più bello 15, però un livello 10 dove tutti parliamo la stessa lingua delle stesse cose. E questo non è poco. Ricordiamoci che l'RTD, ti rubo ancora un secondo, sarà la continuità di questa cosa, perché se adesso abbiamo un piano, che è il piano del PNRR, e in realtà sono gli avvisi, non è il piano, che a sua volta deriva dal piano triennale. Dopo sarà la RTD che dovrà dare continuità a queste cose. Ottimo. Andrea, grazie mille, sei stato molto profondo e arrivederci alla prossima. Buongiorno. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora, grazie appunto a Claudio Forghieri, il nostro collega ed esperto, ed Andrea Tironi, appunto, che ci ha appunto presentato, insomma, e dato un po' la sua testimonianza. Michele, se vuoi commentare, chiudiamo, insomma, rapidamente. Diciamo c'è poco da commentare, nel senso che condivido uniche osservazioni. È una tipologia di esperienza, una tipologia di esperienza molto importante che però dimostra come nel celebre film si può fare, cioè non è una cosa assolutamente impossibile. Unica osservazione finale che posso fare, nessuno si offenda, è che in realtà questa, diciamo così, esperienza, compreso i testimonial che ha portato Agid nel suo vademecum, è molto nord Emilia-Romagna. C'è un drammatico problema quando si comincia a scendere, cioè almeno nella mia esperienza Formez, ho trovato una difficoltà incredibile. Lì probabilmente abbiamo un grande bisogno delle regioni. Probabilmente le regioni devono aiutarci, come è stato fatto al nord, nel far capire soprattutto agli amministratori l'importanza di questo processo. Perché appunto, come si diceva prima, sì, oggi ci sono i soldi, però poi
che famo se non abbiamo messo in piedi questa struttura e così via. Però devo dire testimonianza, d'altronde li conosco molto bene, ecco. Già sapevo con chi c'era dall'altra parte. Grazie infinite, davvero. Allora, grazie, grazie Michele, grazie a tutti voi. Condivido un attimo il mio schermo per darvi un ultimo, diciamo, allora, un ultimo appuntamento, cioè non appuntamento, diciamo che ci rivediamo ad ottobre. Stiamo appunto programmando delle nuove attività e dei nuovi webinar. Nel contempo stiamo continuando a lavorare con voi, diciamo, sui microprogetti, a contattarvi, a fare appunto un assessment con voi e poi appunto ad accompagnarvi, diciamo, sui vari microprogetti e sulle priorità, diciamo, che saranno definite da voi e dall'assessment che insieme avremo fatto. Chiudiamo il webinar appunto con le solite appunto raccomandazioni di rispondere per piacere al questionario di gradimento che comparirà, diciamo, qui sulla pagina. Sarete reindirizzati alla pagina. Quindi, insomma, dateci i vostri feedback anche al collega che aveva fatto quella domanda sulla qualificazione dei servizi. Magari questo è un tema sul quale, diciamo, non era oggi il momento, insomma, non c'era la possibilità di rispondere, però diciamo può essere uno dei temi che a rientro, diciamo, ad ottobre possiamo affrontare, possiamo anche trovare il modo di sicuramente di approfondire perché è sicuramente un tema interessante. E quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro, buone ferie e comunque, insomma, se volete mandateci qualche cartolina su Fast, diciamo, su questi indirizzi dai vostri bellissimi comuni e insomma ci rivediamo presto. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio i nostri relatori e buona giornata a tutti. Ciao a tutti, grazie.